delle persone che vengono qui a chiedere rifugio perché fuggono da guerre che o noi direttamente abbiamo provocato o comunque da dittature che spesso noi indirettamente per questioni economiche appoggiamo, queste persone vengono qui e quel poco di accoglienza che gli è riservato, quel pochissimo, è come un'elemosina, non è una questione di diritti. Questa è una cosa assurda, perché fra l'altro anche volendo essere legalisti, cioè in tutte le norme internazionali, anche di diritto internazionale, il diritto d'asilo, il diritto a cercare rifugio se la situazione nel proprio paese diventa insostenibile, queste persone che vengono qui, ripeto, scappando dalla situazione che i nostri governi spesso provocano, si trovano trattati come gli indesiderabili, un peso da sopportare, da rinchiudere in centri che spesso sono dei veri e propri campi di concentramento, e se gli va bene gli si dà una monetina ogni tanto, un'abitazione provvisoria per un mese o due, intanto che non si levano dei cosiddetti. Questo atteggiamento è un retaggio di una mentalità colonialista che è ben lontana dal sparire dalla faccia della terra. È l'atteggiamento di chi, sentendosi superiore, comunque accoglie delle persone per usarle spesso e poi le butta via quando queste persone non gli servono più. Questo lo si vede nei rifugiati, ma lo si vede nell'immigrazione in generale. L'immigrato va benissimo quando può essere usato, sottopagato, quando serve magari in 15 per pagarti un affitto in nero, appena dice io non sono una cosa, sono un uomo, voglio quello che mi spetta, un calcio in culo diventa un problema sicurezza. Il problema sicurezza è dato da una mentalità che ancora prevede schiavi e padroni, da una mentalità che ritiene lecito, morale, andare a depredare gli altri paesi di risorse, andare a provocare guerre per avere i favori dei regimi di certi paesi e poi voltarsi dall'altra parte quando le conseguenze ti vengono a bussare all'uscio di casa. Chiunque, qualsiasi persona, sta bene nel posto dove è la sua famiglia, dove ha quello che ha costruito. Questo è una questione fondamentale, quindi le persone che vengono qua, che scappano, che muoiono a centinaia, migliaia nel mare, non vengono qua per rompere le palle a qualcuno, vengono qua perché qualcuno le ha rotte a loro e le ha rotte pesantemente, perché chiunque ha solo fatto un viaggio del genere, chiunque di voi che pensi di lasciare casa, se i parenti che lascia sono ancora vivi, di attraversare un deserto, di ritrovarsi in un carcere libico, di ritrovarsi magari torturato in un carcere libico, stuprato in un carcere libico, per poi essere consegnato a un trafficante di umani che con una carretta lo porti qua, non può pensare che uno fa una cosa del genere perché non sa cos'altro fare. Non è il problema di molti di scegliere un bar o un altro al sabato sera. Ed è chiaro che queste persone che vengono qua hanno tutto il diritto di avere la migliore accoglienza possibile come esseri umani e come effetto di ciò che noi abbiamo provocato. Se non vogliamo le ondate di profughi, dobbiamo smetterla di provocarli i profughi. Se non vogliamo problemi di sicurezza, allora dobbiamo garantire la vera sicurezza. La vera sicurezza, che è la sicurezza a una vita dignitosa, a un lavoro dignitoso e non da schiavi, a una casa dignitosa, allora poi avremo anche l'altro tipo di sicurezza, altrimenti sono tutte palle, altrimenti vogliamo soltanto avere degli schiavi a buon mercato, però a questo punto gli schiavi hanno tutto il diritto, anzi hanno tutto il dovere di ribellarsi, di togliersi le catene e di farcele mangiare.